neck getting dirty and gritty. I've been down. Isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city all around. People looking half dead, walking on the sidewalk, of them a match here. Buongiorno a tutti, buongiorno, eccoci qua, una nuova cornice per Good Morning Milano. No, non è più Good Morning Milano, da questa settimana, benvenuti a Summer in the City. Eh, ci siamo voluti spostare all'esterno, siamo fuori dai nostri studi, sempre qui in zona San Siro e vogliamo comunque continuare a raccontarvi la città di Milano, la città metropolitana e cosa può succedere, cosa si può fare in questa eh, lunga estate appena iniziata, una Uh, estate calda sicuramente ma piena piena di eventi e lo facciamo già qui con il nostro primo ospite di questa settimana di questa nuova trasmissione anzi Valeria grazie mille di essere il nostro grazie primo ospite la conoscete è già stata nostro ospite è un abitue di Milano News siamo ben contenti è un'amica di Milano News è Valeria Celsi di percorsi d'arte funeraria uh, un nome che insomma, con questo sole, tu potrebbe spaventare un attimo, ma invece no, anzi, perché abbiamo qui Valeria? Perché oltre a, beh, ricordatevi sempre il suo libro, dopo ne parleremo, eh, La Guida Noire eh, di Milano, che ormai non si trova più neanche più nelle librerie eh di, no, di città, addirittura non lo so. Sì, no, Ormai se andate non la trovate già più perché insomma tutti se la stanno accaparrando, eh, però eh, Valeria durante quest'estate continuerà con i suoi tour, giusto? Anche nuovi tour ce ne sono nuovi. Tant'è che ti ha dato fare qualcosa di nuovo? Sì, allora, diciamo un po'. I tuoi tour classici, quali sono, cioè i famosi tour tuoi, quali sono? Sono il ghost tour, le visite al Monumentale, eh, quelle per i, insomma, i quartieri di Milano. I segreti di Brera, i segreti di Porta Romana. E da un mesetto ho tirato fuori delle nuove visite. Eh, che sono appunto quella sui templari una sullo spiritismo e un'altra che è solo sul, sulle case chiuse a Milano, ma non è a Brera, è proprio ai piedi della Madonnino. Ah, pensate. Quindi, eh, nuovi, eh, nuovi percorsi, appunto, sulla città di Milano dopo ne già tanti, quindi, insomma sì. Milano dà sempre storie da raccontare. Milano è sempre un libro aperto pian piano ne veng vengono fuori nuove storie, quindi insomma è, è tutto un divertimento fare e organizzare nuove visite, perché appunto Milano ha sempre qualcosa da dire, soprattutto di nuovo. I Templari nominato I templari, sì, Che cosa sì, c'entrano Milano con i Templari? Spesso poi si pensa ad altre città, magari, no? quando sì, si pensa sì, si ai pensano Templari. Milano, più paesi del nord, Infatti, la Francia, l'Inghilterra. Però Milano anche Milano, sì. tra l'altro, c'è eh, un quartiere, il quartiere della, di Porta Romana, insomma, di Crocetta, c'è cioè proprio Via della Commenda che è stata chiamata così per motivi legati ai Templari. È un discorso che mi ha sempre affascinato da, da diversi anni, solo che comunque organizzare una visita su questo non è stato per niente semplice: nel senso che eh, spesso parliamo di templari, se ne dice tanto, però di vero insomma, non, non si sa tantissimo. Però insomma ho organizzato questo percorso che è, è da, dal Parco della Guastalla, dai giardini della Guastalla fino alla Rotonda della Besana, che appunto la Rotonda non c'entra niente. Ah. Una zona anche poco conosciuta forse, esatto, no? cioè, gi sì. già i, gi i giardini da Guastella sono qualcosa di sì. splendido da Milano, quasi sconosciuti, conosciuti forse da qualche sì. universitario Germania, che, ci, che ci scappa studiando, sì. Sì. però sono poco, po poco sì, conosciuti. Esatto. Però è una, un posto molto a meno che a me è sempre piaciuto, anche perché andavo al liceo lì vicino, quindi. E quindi parte da lì e poi sono, è un percorso come sempre suddiviso in tappe, tutti in esterno, e io appunto, a differenza degli altri, ho un percorso molto più storico, quindi sembra magari quasi una lezione proprio su chi erano i templari, su tutto quello che c'è da sapere di vero, perché appunto come dice Umberto Eco che dei templari se ne sono ovunque, io cerco sempre di fare riferimento a fonti che sono vere, quindi a non inventarmi nulla. E... Questa è una cosa, una cosa che fa in realtà anche, però, con le storie più fantastiche in realtà, perché anche mm. sui fantasmi tu dici certo. sempre: Attenzione, sto parlando di fantasmi, ma sono storie vere, sono, tu dici? No, sono storie documentate. documentate Nel senso ecco. che non me le sono sognate di ah, ecco. notte. Non è che ti ecco. inventi un fantasma no, no. così? Perché no. vedi un bell'angolino di Milano e dico: Mi invento no, il magari fantasma e in poi inizierò. No, <ride> se <sennò cambierò ride> eh, no capito. però lì poi dopo serve la velati la chiamavano specialista <ride> la fanfarona. <ride> <ride> eh, no, appunto, io lo sottolineo sempre perché. Templari se ne è detto di ogni film, libri, eh, però insomma io cerco sempre di eh, riferire riportare fonti vere, cose che insomma sono state accertate e, e quindi insomma è un percorso un pochino tosso nel senso che magari eh, appunto si vede meno... Riguardo a questo tema, anche perché dei templari è rimasto pochissimo. Io cercherò di far riscoprire un po' l'idea dei templari e perché sono effettivamente legati a quel luogo, a Via della Commenda e. Non, non diciamo troppo, diciamo come in questi casi niente spoiler nel senso che Ecco, come si può fare per venire a vedere, a fare questo tour? Allora, basta guardare il mio sito che si chiama www.percorsidartefuneraria.com che è nuovo di pacca, quindi almeno non ci sono problemi come contattarmi perché magari Facebook era un pochino problematico e niente, lì c'è proprio il form per contattarmi, c'è tutto il calendario degli eventi e basta appunto scrivermi da lì Milano non è solo Templari. Eh, mi dicevi che hai fatto un nuovo tour anche sullo spiritismo? Sullo spiritismo? Lo spiritismo fu un po' una, una corrente, tra virgolette, culturale che si sviluppò anzi, che è boom boom nell'Ottocento, e anche a Milano. Tra l'altro, grazie alla presenza di una medium che non è legata solo a Milano ma anche a città come Napoli, Osapia Palladino che appunto soggiornò a Milano eh, per qualche tempo e fece tra l'altro delle sedute spiritiche sperimentali a cui parteciparono anche eh, scienziati noti come eh, Cesare Lombroso. E appunto mi sono divertita a creare questo percorso in un contesto particolare che è quello del Parco Sempione. Quindi, tutto all'interno del parco? Sì, tutto all'interno del parco, quindi, quindi io parlerò... Anche un tour perfetto dal punto di vista dell'estate, cioè sì, del esatto. fresco del Parco Sempione, anche perché sono quasi verso la sera, no? tu Sì, fai. le faccio dopo le, più o meno verso le nove, in modo tale che almeno comincia già a calare un po' il sole e naturalmente questa visita la farò anche in inverno, sempre nel parco, prima, in modo tale che spero di beccare la nebbia. E di incontrare la dama velata, il fantasma del parco. Perché infatti nel parco, l'abbiamo delle... già raccontato, sì. ce ne sono anzi. Ce ne sono tanti, tanti. Tanti, dai più antichi ai più moderni. Sì, anche, dagli in forza alle runner contemporanee. Questi tour vanno avanti tutta l'estate? Sì, più o meno fino a metà agosto, poi faccio una sosta di, insomma, fino a fine mese. E sì, quindi ci sono diverse date, eh po' di tutti i tipi ecco mi fermo solo il monumentale la farò l'ultima la prossima settimana il prossimo weekend perché adesso fa effettivamente troppo caldo. Sì, il monumentale chiude presto ma no? quindi poi eh niente sì. è complicato no, farlo no, no. Eh, da, nella sera. Il monumentale come, come sta andando le visite al monumentale? Hai scoperto qualcosa di nuovo? Hai Beh, studiato volta, qualcosa di no, nuovo? Vabbè adesso sono un po', un po' ferma nel senso che ho molto da fare a, a breve comunque sicuramente prima di Natale uscirà il mio libro sulla, eh, infatti, allora, sulla moda monumentale. C'è cioè un eh. libro